questo è il mio Sanremo, quindi me lo ricordo bene. È anche il mood di venerdì, un po' fra poco. No, però venne tutta la nazionale italiana con Lippi a cantare poi questa canzone. A proposito, lo sapete che venerdì è venerdì, dobbiamo fare una puntata tutta azzurra, perché cominciano gli europei. E quindi, prima però di parlare agli europei, perché venerdì già faremo la testa così a tutti e tutta l'Italia parlerà solo di questo, invece parliamo, Lorenzo, di che cosa? Facciamo un viaggio, l'altra volta ci hai parlato del Cavalcanti. Oggi andiamo avanti di una cinquantina d'anni, ma non tantissimi, anche perché in realtà quella persona di cui parliamo, quando Cavalcanti scrive il suo libro, sta gestando il suo libro, nasce nel 1820 a Forlimpopoli, e quando dici queste due cose, questo luogo e questa data, una persona che è appassionata di cucina pensa subito a Pellegrino Artusi. Esatto. Pellegrino Artusi. Noi stiamo parlando dei padri fondatori. Noi parliamo, delle persone, uomini e donne. La settimana prossima ci sarà una sorpresa, che hanno fatto grande la cucina di questo paese. E ancora oggi non è un cuoco. Come Cavalcanti non era un cuoco, neanche Pellegrino Artusi era un cuoco. Era un gastronomo, era un connoisseur, era una persona che amava la bella vita. Tant'è che lui si ritira in pensione, ancora giovanissimo, baby pensionato diremo, a 45 anni. Dopo una vita da commerciante con l'attività paterna, si trasferisce a Firenze intorno agli anni 50 dell'Ottocento, ha una delle basette bellissime, e a Firenze, quando va in pensione, inizia a scrivere, perché lui covava questa cosa che il padre non l'aveva mai fatto studiare, perché diceva: per fare commercio non serve studiare. Invece lui diceva: no, lo studio serve sempre, qualsiasi cosa tu faccia, inizia a studiare. È questo. Vedi, da autodidatta, e inizia a lavorare al suo capolavoro, che è la scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. C'è una frase molto interessante all'inizio di questo libro, poi spiegheremo la sua importanza, che ti voglio leggere perché ti assomiglia molto. Perché dice che il mondo ipocrita non vuole dare importanza al mangiare, ma poi non si fa festa, civile o religiosa, che non si distenda la tovaglia e non si cerchi di pappare del meglio. E questo è un po', no? Io lo sostengo da sempre. Quando a me dicono, mi hanno detto, quando io sono andata a fare il Festival di Sanremo, che era una conduttrice che sapeva troppo di sugo, io ho detto: voi non avete capito niente. Ed è così. Perché in realtà, attraverso la cucina, attraverso la tavola, a parte che si stendono trattati internazionali, si risolvono un sacco di problemi, eccetera, e attraverso il cibo passa tutta la cultura. Quindi anche una bella intervista in cucina, tante volte, è molto meglio di un'intervista su un divano. Dipende, perché la cucina è convivialità, è mondo, è cultura, e questo tante volte la gente non lo capisce. C'era una persona che diceva: la vita è quella cosa che accade a tavola. Ecco, Pellegrino Artusi lo sapeva molto bene, perché lui viaggia, quando faceva il commerciante, fa tantissimi viaggi in tutta Italia, raccoglie ricette. Non essendo un cuoco, aveva il suo cuoco, che era Francesco Ruffilli, e la Marietta, che era la sua governante, hanno iniziato a replicare le ricette che i cuochi... Lei è la nostra Marietta! Lei è la nostra Marietta, zia Marietta! Ma lo sai che a Forlimpopoli esiste proprio... che ci sono le Mariette, che è un'associazione che monta in gondola, che fanno proprio tutte le... lo so. E quindi cosa fa Pellegrino Artusi di importantissimo? Lui per la prima volta codifica tantissime ricette, cioè ricette che per noi oggi sono pane quotidiano, che allora non avevano magari neanche un nome. Questa tipo ricetta, per la prima volta compare nel manuale dell'Artusi. Adesso con questo nome, che è la zuppa inglese. Quindi lui codifica le ricette, poi parleremo ancora di lui, perché intanto che cuciniamo. Allora, cosa serve per fare la zuppa inglese? Zuppa inglese serve latte che ho messo a scaldare con la vaniglia, già c'era il macello di vaniglia, e tuorli d'uovo, zucchero e amido, fecola, amido di mais, si può sostituire. Lui suggerisce proprio l'amido, sì, dice. Amido. L'amido dice, che la farina. Infatti nella ricetta originale amido, perché riesce a coagulare di più. Savoiardi, rosolio e alkermes, marmellata, e un pochettino di burro per lo stampo. Okay. La crema pasticcera, in maniera molto semplice, i tuorli vengono sbattuti con lo zucchero, l'amido, si porta a bollore il latte e si fa cuocere. E dice giustamente di dare qualche minuto di cottura nel momento in cui il composto bolla. Perché le uova devono... cuocere. Sì, e amalgamarle, e non importa sbatterle o farle montare. L'altra cosa interessante è il fatto di utilizzare un rosolio che nelle nostre... Se me la dai, io intanto la butto. Ok, guarda, l'amido, mette anche l'amido, così intanto io... Vedi, questo è proprio il procedimento che oggi usiamo praticamente tutti. Noi abbiamo usato gli stessi pesi, le stesse quantità e gli stessi ingredienti che consigliava l'Artusi. Ti sembra che manchi qualcosa per una zuppa inglese? Per me sì,
perché abbiamo la presenza, uno in più, della marmellata che oggi non esatto, usiamo, ma... e c'è in meno il cioccolato, no? Butto dentro sì, qui o il contrario? No, puoi mettere tranquillamente, poi andiamo con la frusta. Okay. Vai. Ecco, la mancanza del cioccolato cosa ti racconta? Che le ricette originali, quelle che noi diciamo, la ricetta originale, alla fine non esistono, cioè esistono le tradizioni che a volte si codificano, e Pellegrino Artusi è importantissimo perché la prima volta tra l'altro lo fa in italiano, cioè Pellegrino Artusi insegna agli italiani a leggere e a parlare l'italiano. Dicono che abbia fatto più lui di Manzoni per la lingua del nostro paese, perché parla di cucina con questa lingua, esatto. Non racconta storie. E quando, infatti, va. Allora, uno stampo dove fa riferimento a uno stampo, io ho trovato, ho questo stampo abbastanza lavorato, dove sulla base si mette una marmellata e viene nominata la marmellata d'albicocca o di mele cotogne, perché era una delle marmellate dell'epoca che venivano utilizzate, marmellate o confetture. Ma cioè, mi sembra che lui usa la chiami marmellata. Marmellata, perché sai che c'è che dobbiamo chiamare di agrumi. Esatto. E poi una cosa, avendo lo stampo scannellato, quindi si fa proprio riferimento allo stampo, di utilizzare, bagnare un biscotto nell'alkermes e uno nel rosolio e alternarli. Anche il rosolio era tipico di sì, quel periodo. È un liquore un po' meno rinascimentale. E anche si va avanti fino a completamento. Tutta la, e quindi vedete, poi è carino perché diventa uno rosso, uno bianco, sì, uno rosso, lui ha un bianco. Senso estetico anche non indifferente, esatto. Cioè ti dice prendi uno stampo con 18 scalanature, questo magari ne ha due in più, perché si immaginava che esattamente 9 savoiardi di un colore e 9 savoiardi nell'altro si componessero con questa cifra estetica. Infatti guarda come viene guarda, fuori come la crema inglese. Poi, adesso, io intanto lo, guarda perché è proprio bello, deve riposare in frigorifero. Perché quando voi la abbiamo fate finito, tutto, poi ci mettiamo la crema, facciamo vedere uno strato e all'interno solo bagnato con rosolio fino ad arrivare alla fine. Vedete, così. Quindi si mettono tutte intorno, esatto. Per darvi l'idea, no? Perché mi piace farlo vedere sì, anche come certo, si compone. Perché e poi qui si fanno via gli strati, via si fanno gli strati all'interno. Poi per capovolgerlo, prima di capovolgerlo, bisogna lasciarlo in frigo, no? Ma l'abbiamo lasciato, tieni Anto, sì. L'abbiamo dice... lasciato in frigorifero 3-4 ore, si dice proprio di tenerlo in un posto fresco, frigorifero, perché deve compattare. E sicuramente la scelta dell'amido, perché abbiamo bisogno che regga tutta la struttura. E esatto, l'amido ha questa capacità di assorbire più l'acqua, quindi di avere una crema più compatta. Per concludere, Lorenzo? Quando è morto Pellegrino Artusi, pensa, è morto a 91 anni e lui era uno scienziato della cucina, quindi cosa aveva capito? Che mangiare bene fa stare bene e vivere a lungo. E a noi ci ha fatto veramente tanti regali. Pellegrino Artusi, grazie a Lorenzo Biaggiarelli, grazie alla zia Cri.